Felice Piemontese, questo comitato che si chiama Manifesto per il Buon Governo del Parco Nazionale del Gargano sta facendo un po', alzando un po' di polverone sul futuro presidente del parco, sul futuro gestione del parco, ma insomma, tanto per iniziare, che cosa non vi piace di Pecorella? Allora, intanto Pecorella è una persona che ci è simpatica, perché altrimenti ci viene detto che diventa una questione personale, in realtà non è così. Di Pecorella non ci è piaciuta la gestione di questi, ricordiamo, 7 anni, perché sono stati 2 anni di commissariamento più poi 5 anni di presidenza del parco. Noi contestiamo nel merito quella che è stata la gestione del Parco Nazionale del Gargano rispetto al coinvolgimento della comunità del parco, non intesa solo come sindaci, ma intesa appunto come associazioni, come partecipazione attiva. Contestiamo anche tante cose che sono state rimandate sempre e che magari poi vengono giustificate con dei rinvii dovuti ad altri enti, il piano del parco, il piano pluriennale socio-economico e tutti quegli altri atti che il parco avrebbe dovuto adottare, che diciamo non credo debbano essere rimpiazzati da candidature UNESCO o altro solo per avere il marchio o queste situazioni. Di Pecorella noi contestiamo il metodo, contestiamo una gestione che non ci è piaciuta e che rispetto a un'idea di parco che noi abbiamo più condivisa, più partecipata, più attenta effettivamente alle esigenze del territorio, evidentemente non vede in Pecorella un punto di continuità e di garanzia rispetto al passato. A livello, come dire, di percezione, però, sembra che lui, come diremmo noi giornalisti, stia sul pezzo, cioè nel senso che mette in cantiere una serie di iniziative, le rende anche visibili, insomma, lo si percepisce diversamente da quello che sostanzialmente tu dici. Guardi, io ho fatto un esempio a Monte Sant'Angelo durante la riunione della comunità del parco, facendo un po' una metafora, ovvero quando di solito alle scuole, a scuola superiore, c'è un alunno un po' indisciplinato, ma non me ne voglio il presidente Pecorella, non voglio ripercussioni legali. Quando c'è un alunno un po' indisciplinato, di solito si aspetta a maggio per cercare di fare di tutto e non essere bocciati. Che è un po' quello che stiamo vedendo anche nel presidente Pecorella ultimamente, questo iperattivismo delle ultime settimane, degli ultimi giorni, e che però credo sia legittimo, che il presidente Pecorella abbia una sua legittima ambizione di riproporsi e una sua ambizione appunto legittima, che noi non contestiamo, perché magari lui potrà giustificare più di noi quello che ha fatto. Ovviamente lui deve e si sente a posto rispetto alla con la coscienza rispetto a ciò che ha fatto. Certo, però credo che ci si sarebbe dovuti svegliare prima, non adesso. Lui cerca di non essere rimandato a questo esame degli ultimi mesi a scuola, però voi come professori tirate fuori la matita rossa anche in ritardo, o no? Noi come professori, oddio, in realtà come semplici cittadini, perché diciamo non rappresentiamo né delle associazioni ambientaliste che sono quelle portanti all'interno di un'area protetta, né istituzioni come i sindaci, non ci svegliamo tardi, perché in realtà ognuno di noi, seppur su temi diversi, ha già negli ultimi mesi affrontato determinate battaglie o quantomeno contestato determinati modi di fare all'interno della comunità del parco. Parliamo di tutto il problema, per esempio, del bike sharing, che è uscito tra l'altro qualche giorno fa anche in un recente servizio di Striscia la Notizia, e che solo ultimamente il presidente Pecorella poi ha avviato tutte le pratiche per poter rinnovare questo servizio e evitare tutti i danni che vengono fatti. Pensiamo anche all'accordo di valorizzazione integrata dei beni culturali tra Monte Manfredonia e tutti gli altri comuni coinvolti. Diciamo sono azioni che nel merito abbiamo contestato da prima, non solo quando siamo arrivati il 28 gennaio a Vico a parlare qui di presidenza del parco. Il sospetto che sosteniate qualcuno può esserci dietro anche questo attivismo del comitato oppure no? Cioè, nel senso che rispetto a quelli che già sono fatti avanti, Pecorella che si vuole confermare, Vigilante che si propone, poi su Vieste, poi su Peschi ci sono altri candidati, voi da che parte state? Noi stiamo vedendo una situazione, nel senso, noi diamo atto che c'è una situazione in cui il presidente Pecorella e Raffaele Vigilante legittimamente hanno questa ambizione di proporsi la guida del Parco Nazionale del Gargano, non sapendo quali sono effettivamente poi i nomi, o se ci saranno i nomi in modo unanime che verranno fatti dalla comunità o dei sindaci, speriamo il più presto possibile. Rispetto a questa situazione noi stiamo ancora continuando a parlare di programmi e di contenuti. Da qui a poter fare un nome o poter sostenere qualcuno credo sia ancora un po' presto, quantomeno per cercare di capire anche quali saranno effettivamente poi tutti i giochi politici che si andranno a chiudere sui nomi. Ma per chiudere, il candidato ideale voi ce l'avreste? Un presidente
che vi piacerebbe, ce l'avreste? Al momento no, però stiamo lavorando anche noi per una candidatura.